c'era anche mia sorella, c'era mio zio, e quindi era poco dopo la fine della guerra praticamente, mi portò in vacanza alle Alpi di Susi. E queste Alpi di Susi io le ho sempre sentite da bambino, dice siamo stati alle Alpi di Susi. Uh-huh. Io poi non avevo mai più trovato queste Alpi di Susi perché non sapevo dove erano. Scusate. In bicicletta? No, con metro. E più veloce. Stavo raccontando una cosa e diciamo quindi cioè, ero stato a queste Alpi di Susi che avevo 2 anni, quindi in pratica non ho dei ricordi. Però mia madre aveva sempre parlato, fino a che è morta, 10 anni fa, aveva sempre parlato di una cosa molto divertente, e cioè che loro facevano spesso grandi passeggiate, perché il posto è molto bello, le Alpi di Susi stanno fra Bressanone e Bolzano, sulla sinistra dell'autostrada, è una montagna e ci sono dei posti molto molto belli, verdi, quasi un paradiso. E quindi diciamo, si facevano lunghe passeggiate e io ero piccolo, e io non avevo voglia di camminare, forse loro, ma io no. E che cosa succedeva? Succedeva che mia madre ha raccontato per tutta la vita che io a un certo punto dicevo che non sapevo parlare bene, no? Parlavo male, parlavo come potevo da bambino piccolo e dicevo mamma, apina, apina, apina. Apina voleva dire la spina, dea donna. Allora mia madre si fermava, mi guardava la scarpa, il calzino, ma non c'era nessuna spina. E però era costretta a prendermi, a mettermi a cavalcione, si dice, sulla schiena. E quindi si continuava la passeggiata con Giulio a cavallo della mamma. E questa storia di mamma apina, apina, apina era rimasta famosa e io poi l'avevo anche dimenticata. Fino a domenica scorsa, quando sull'autostrada ho visto Susi. Allora mi sono ricordato, ah vedi, questa era la storia di apina, apina, apina. Questo volevo raccontarvi. Oggi ascolti. In Liguria, com'è andata in Liguria? Bene, abbiamo lasciato la Liguria proprio domenica perché da lunedì in poi eravamo al tempo. Ci sono stati disastri. Sì, guarda, se guarda il mese, andiamo il mese, cioè, se frisciamo, se okay. Tanto qua prima del 7 che dobbiamo cominciare. Più che altro sì, perché spesso molti vengono in ritardo, allora. Come un sogno d'or scolpito è nel cuore, e ricordato ancor di quell'amor che non esiste più. Sì,
pianto amaro dolecò. Oi raggio di sole, solo così, adesso bisogna metterla a punto con la musica, perché è solo imparata senza musica, senza imparata da praticamente sentendo dischi e così via, da altre produzioni. Niente. Non so niente. Anche noi in tedesco abbiamo un accento pessimo. Questa è solo la seconda parte, no? E la prima pagina è il muro e la seconda pagina. Vedo la seconda pagina. Magari puoi dire due parole sulla prima e poi leggi direttamente la seconda. Allora è posta in arrivo. La seconda. Allora la posta in arrivo. Ok. È una piccola storia che si svolge nella S-Bahn. È una donna, una signora che si siede nella S-Bahn e comincia a leggere una rivista come lo fa oggigiorno, ogni giorno, e non fa attenzione al rumore intorno a lei e poi sente uno sguardo su lei. Sente una? Uno sguardo. Mm-hmm. Uno sguardo. Ok. Ok, forse... Dino, sei pronto? Ah, cercavi gli occhiali. Sì, perché non riesco a leggere. Carla legge senza occhiali. Ok. Pagina 2. Subito. Pagina 2, eh? 2 di 2. Sì. Ludovica cerca di ignorarla, cerca di concentrarsi sulla sua lettura, ma questa sensazione è troppo presente, troppo reale. Ludovica non si sente osservata, ma sa che qualcuno bussa alla porta della sua sfera intima spirituale. Non può trattenersi da sentire questa presenza mentale che ha già trovato il cammino della sua anima. Ludovica tiene gli occhi fissati sulla sua rivista. Lo fa apposta, perché non è più capace da leggere. Spesso si era sentita in preda ad uno sguardo maschile nel treno. A 35 anni, i suoi capelli marroni scuri sottolineano discretamente il colore abbronzato tipicamente mediterraneo della sua pelle, e i suoi occhi verdi portano un tocco particolare e anche un po' misterioso al suo viso grazioso. È snella, ma il suo corpo è ben proporzionato. Il divorzio con Giancarlo l'aveva aiutata a perdere alcuni chili in eccesso. Era probabilmente l'unica conseguenza positiva del suo divorzio. Per dimenticare, per tagliare i ponti col passato, aveva deciso di lasciare l'Italia, di andare via lontano. Per fortuna, in quel periodo, un posto di lavoro si era liberato nella filiale tedesca della sua ditta a Monaco di Baviera, e siccome sapeva parlare il tedesco e aveva alcuni parenti alla periferia di Monaco,
aveva richiesto il suo trasferimento per la Germania. Due mesi più tardi si era sistemata nel suo nuovo appartamento a Dachau. Poiché viveva da sola, aveva provato a riempire il suo tempo al massimo. Non voleva avere tempo per ripensare al passato. Allora, per evitare di ritrovarsi la sera isolata fra i suoi quattro muri, si era iscritta a uno studio di fitness. Fare dello sport sarebbe stato buono per il corpo e la mente, pensava. Da questo tempo va tre volte per settimana a fare fitness. Il sabato va in piscina e la domenica va a giocare a tennis. E adesso, due anni di attività sportiva regolare hanno rimodellato il suo corpo e gli hanno reso la sua apparenza fisica dei suoi 20 anni. In una parola, Ludovica è una donna capace di attrarre l'attenzione di un uomo maturo. Ludovica lo sa. Qualche volta, quando uno sconosciuto la riguarda e può sentire che tutta la sua bellezza viene apprezzata, si sente lusingata da questo segno d'ammirazione dovuta, ma senza dimostrarlo. Qualche volta anche, quando sente solo un interesse sessuale nello sguardo maschile che pesa su lei, si sente svestita da questi occhi violatori e non può supportarlo lungo. Allora si alza e se ne va a cercare un altro posto nel treno. Ma oggi sente qualcosa di differente. Non è solo uno sguardo che è posto su lei. Oggi è qualcosa più forte. Si sente attirata. Non ha più voglia di restare passiva. Lentamente sale in lei il bisogno di risollevare il capo, di rispondere a questo appello silenzioso. Bravo.